concetto. Ma alla fine, al di là della parte, come dite voi in premessa, che poi fondamentalmente a me non sembra che sia così tendenziosa, sì, si sottolineano alcuni aspetti, ma per un motivo molto semplice. Vedi, se succede un episodio di microcriminalità, dove c'è un balordo che decide di venire a rompere le scatole e cassa il vetro, se io ho una via illuminata, riesco a prendere la tavola, riesco a vedere la tavola, riesco casomai ad avere alcuni elementi più che mi identifichino il soggetto, no? Da questo punto di vista, dicevo, e poi diciamolo chiaramente, in linea generale, una parte del territorio, comunque qualsiasi luogo, al buio, è ovvio che potrebbe, e uso il condizionale, diciamo, essere più terreno fertile per alcune azioni, diciamo, poco felici. Quindi io lo dicevo in questo senso, attenzione, non è che i ladri vanno a rubare nelle case, in quel momento la pubblica illuminazione non funziona, i ladri vanno ovunque, però ipotesi, se in quel momento la pubblica illuminazione non funziona, perché no, ancora meglio, e soprattutto io non riesco a identificare il soggetto che pubblica, diciamo chiaramente, nessuno di voi allora di vedere senza la luce. E altra cosa, io non parlo di cittadini che si lamentano di un lampione singolo, perché voglio dire, io stessa sono rimasta più tempo in passato, non mi riferisco a questo caso perché la mia via rimane tutta al buio, ma come tutto il centro storico non solo. E io stessa posso portare un mio esempio, perché sono rimasta al buio con il mio lampione per molto tempo, non ho neanche segnalato il numero per dirti. Per cui qua non parliamo di un lampione, un caso singolo, qua parliamo secondo me di un problema che è reale, effettivo. Io se fossi l'assessore competente, non dormirei molto tranquilla, te lo dico sinceramente, calcolando anche che la responsabilità penale è dell'amministrazione. Se succede, io faccio gli scongiuri sul serio, perché non cavalcherei mai questo cavallo, però se nel caso accurato dovesse poi succedere qualcosa, attenzione, ci sono anche delle responsabilità amministrative importanti, non è una stupidatina, è prioritario, sì, è un obiettivo prioritario per un paese, ma lo sfido chiunque paese a rimanere al buio e a viverlo come un fatto non completamente a tratti, a partire. Vivono con un fatto tutto sommato sereno e tranquillo, probabilmente sono forse troppo paranoica io, giocarini, assolutamente, però se fossi un amministratore io mi preoccuperei, quindi microcriminalità in questo senso, priorità in questo senso, no a interessi individualistici ma solo collettivi, il testo deliberativo sì, invita l'amministrazione ad attivarsi con un piano finanziario economico entro fine anno, l'abbiamo già da 2 anni e chiediamo una corretta sistemazione della rete pubblica. Io ho detto tutta, però evidentemente saranno i tecnici competenti a capire dove sta il problema, di quale entità. Io parlo in generale, qui è il tecnico che entra nel particolare, quindi io non ritengo di dover in questo senso dare una sospensiva perché vedo molta serenità e molta chiarezza in questo ordine del giorno. Poi io, per l'amor di Dio, ognuno vive con le proprie ansie, io ne avrei molte. Poi se non succede nulla ben venga per voi, perché alla fine non paghiamo il consigliere di posizione, pagano le potenziali vittime e l'amministrazione. Ecco, in questo senso, io procederei con l'ordine del giorno. Grazie, Francetti, mi permetto, oltre al suo intervento, di sì, fare un invito, se il lampione vede che la sua non funziona, ti segnalarlo a chi dovere, perché non dà anche un aiuto alla collettività. Tuttavia, mi ha chiesto una parola, mi pare, Zuccherini? No. Zuccherini e Corocano, prego. Ah, poi anche Luca Montanaro. Parla forte che ti sono. Sì. Niente, sono appunto scusa Cristiana, che si sta un po' distratto, forse riusciamo a sentire senza del suo. Mi sembra molto leggero il tuo passaggio finale, a prescindere da quello che ho detto prima, cioè la non dico equazione, ma l'avvenimento marcato della
non di illuminazione dell'anno 150, il quale in gran parte criminalità o comunque collegata. Ma però non voglio rimarcare questo perché l'ho detto prima, ma mi sembra molto leggera la frase finale in cui, per la quale si può impegnare questo consiglio comunque la maggioranza, che prevede di fatto all'impegno dell'amministrazione comunale perché si proceda a una corretta sistemazione di tutta la rete di pubblica illuminazione e quindi di variare il bilancio comunale nel 2011 collegato a questo progetto. Mi sembra una cosa a dire leggera, a dire minimo. Cioè, io prima ho detto, secondo me, giustamente, l'amministrazione si deve, ma ne è un settore, si deve impegnare perché passo passo si affronti questo tipo di argomento, perché in prospettiva, anche con la crisi economica che abbiamo, i servizi a rete, i servizi essenziali di un territorio devono essere quindi maggiormente curati rispetto ad altre opere. Ecco, tutto questo, ecco perché secondo me messa giù così non è, dal mio punto di vista, credibile. Rimango alla piazza. Bene, ci sono Arcadia e voglio continuare. Allora, rispondendo al consigliere Cristiano Mocetti, devo dire che l'amministrazione è preoccupata, è preoccupata e anche l'assessore, ma per questo dopo, è in realtà passato per un peggio. Allora, il problema è quello che abbiamo detto, per poter intervenire in modo efficiente si vuole innanzitutto i soldi. Ovviamente solo se questo studio sarà fatto. Ora, secondo me c'è offerta un'opportunità che è un progetto che si chiama Progetto Elena Modena, l'amministrazione ha proprio deciso di aderire. Diciamo che questo progetto funziona più o meno come il discorso del progetto, cioè all'amministrazione deve costare zero, perché diciamo è